Oh, buongiorno, buongiorno amiche e amici, eccoci arrivati al consueto appuntamento con la ricetta del giorno. Facciamo un'altra teglietta, una delle 20-30, quelle sempre con Bondamat, e uniamo una ricetta particolare tramandata da una cugina di mia madre, da mia zia Gabriella, che è quella delle patate e peperoni, che si fa molto semplicemente scaldando bene una padella, poi tagliando i peperoni e le patate a spicchi grandi. E si fa andare col fuoco molto molto forte, si gira di continuo, poi si copre e alla fine i peperoni e le patate verranno molto stufati, molto ben cotti, belli croccanti. Poi aggiungeremo delle olive Leccino, ve le faccio vedere. Allora, questi sono i patate, le patate e peperoni che ho fatto in padella. Ci mettiamo un pochino di sale e basta. Poi metteremo delle olive Leccino, una salsiccetta sgranata e poca mozzarella, ok? Quindi è molto molto semplice. Come andrò a lavorare? Come al solito prenderò un pochino di mozzarella, la metto sotto, così mi fa da un po' da aggrappante. Poi distribuirò le patate e i peperoni in maniera abbastanza omogenea. A sistemare bene, perché così faccio in modo che sia un po' tutto quanto distribuito bene. Ok, poi aggiungiamo qualche olivetta che ci sta bene. Queste sono di nocciolate, chiaramente, eh. Poi ancora un pochino di mozzarella, poca poca. Come vedete, qui ce ne sta veramente poco di mozzarella, eh. È una bella pizza, bella corposa, eh? E poi sopra andiamo a spezzare la salsiccia in pezzi molto piccoli, così nel tempo di cottura si cuocerà bene. Poi questa sempre, insomma, se uno vuole fare una versione totalmente vegetariana, salta la salsiccia e la pizza è buonissima lo stesso, eh? Mettiamo un filino d'olio e andiamo in cottura. Ci vediamo dopo. Eccola qua, pronta. Guardate che bella. Fa un profumino. Un'altra bella proposta ghiotta per le vostre serate fra amici. Ok ragazzi, allora grazie ancora per essere stati con me. Adesso ci mangiamo questa bella teglietta e poi ci vediamo al prossimo appuntamento con tante altre cose interessanti. Grazie ancora di essere stati con me. Vi aspetto sull'Accademia della Pinza Romana, su tutti quanti i miei canali social. Iscrivetevi al canale YouTube e accendete la campanella per le notifiche dei nuovi video. Ciao ragazzi, un abbraccio.